L'obiettivo qual è? Dissociare lo stimolo dal significato, perché è disfunzionale. Da quello che mi dici, il tuo cane ha associato lo sgancio al concetto del bagno. Sono due concetti che vanno separati, a meno che non ti serva lanciare il cane tipo fionda, tipo, come si dice, sassolino di fionda. Allora, per il requisito che deve essere soddisfatto, la conoscenza dell'aspetta. Posso fare un passo indietro, metaforico, perché dato che introduco un elemento nuovo, facilito l'apprendimento del cane, abbasso la resistenza, se io faccio un passo indietro, il concetto del tornante in montagna, sto tornando indietro per andare avanti, quindi utilizzo con un cucciolo, un cucciolone, il lavoro in stimolo. Aspetta, Ciuccio, devo parlare con Gigi. Gigi, brava, aspetta, bravissima. Rinforziamo. Brava! Aspetta. E rinforziamo. A questo punto posso rimettere il collare, rifarlo due o tre volte, oppure dare la richiesta dell'andare. E ora te la dico e il cane va. Vai! Molto bene! Correre! Bravissime!